presenta questa manifestazione, questa rassegna che prevede che si aprirà il 20 luglio, si concluderà il 5 di settembre. In questi giorni che ci sarà dal 20 di luglio al 5 di settembre? Allora, intanto buonasera a tutti. Questa sera intanto abbiamo un concerto che è una sorta di aperitivo alla stagione poi vera e propria, ed è un concerto anche molto, molto importante perché abbiamo due artisti noti a livello internazionale, abbiamo un pianista e una violinista, lei croata e lui polacco, molto, molto bravi, quindi già da stasera comunque parte. La stagione vera e propria sarà inaugurata il 20 luglio con un artista che è Cesare Picco, è un pianista. È un pianista un po' come tutti gli italiani doc, secondo me, noto all'estero, un po' meno in Italia. Cito soltanto il fatto che tre suoi LP, CD, LP è un po'. Sì, tradisce l'età. CD, tradisce l'età, giusto. Tre suoi CD sono in testa alle classifiche in Giappone, per esempio, e lui è comunque molto richiesto all'estero. E si chiama Cesare Picco ed è un pianista che parte da una formazione classica e arriva ad una sorta di jazz, però molto personale, molto raffinato. Io sono stato affascinato da questo pianista perché non è un compositore che si suona anche la sua musica, ma è un pianista, quindi molto bravo, molto ricercato nelle sonorità, con una tecnica anche molto brillante, che suona poi della bellissima musica che si compone. Quindi questo sarà il primo concerto. Dopo 2-3 giorni, il 23 luglio, in piazza San Pietro, avremo il mitico gruppo dei Buona Vista Social Club. Oggi gruppo Compai Secondo. Credo che tutti sapranno che da qualche anno, 2-3 anni fa, è venuto a mancare il leader storico dei Buona Vista Social Club, che era Compai Secondo. Questo gruppo però è il gruppo che l'ho accompagnato negli ultimi anni della sua attività. Va detto che Compai Secondo ha fatto più concerti dai suoi 90 anni in poi, prima di morire, che non fino a 90 anni. E questo è dovuto al fatto dal film che è stato fatto Buona Vista Social Club. Quindi questo gruppo per la Galatina è il suo gruppo, peraltro all'interno ci sono due suoi figli che suonano, cantano, uno canta anche, e poi ci sono tre artisti che hanno fatto parte anche del film, hanno partecipato al film. Questo progetto dei Buona Vista è un progetto, una tournée che è partita nel 2008 e girerà tutto il mondo, e io ci tengo anche a dire con orgoglio che la data di Galatina è una delle tre date a livello nazionale, quindi siamo onorati per questo. E si appoggerà, suoneranno insieme, cioè è un concerto molto pregnante di musica, anche al di là dell'aspetto scenografico, ma anche proprio musicalmente, perché sarà accompagnato il gruppo da un'orchestra sinfonica, l'Orchestra Filarmonica Barese, e ci saranno poi la partecipazione di due anche solisti. Quindi è molto ricco. L'orchestra è quasi un atto dovuto, così un po' come è successo con Astor Piazzolla, che dopo la sua morte, prende le sue musiche, sono state elaborate da tutte le orchestre del mondo, e lo stesso avviene per Compai Secondo. Il repertorio faranno tutti i più celebri successi di Compai Secondo, ma anche tutti i più celeberrimi successi caraibici. Immediatamente dopo, no, dopo una pausa di 20 giorni ripartiamo, e ripartiamo con la musica classica, quella propriamente detta. E infatti avremo un duo a quattro mani, abbiamo Aurelio e Paolo Pollice, e sono due pianisti che hanno un'attività brillantissima alle spalle, hanno suonato in mezzo mondo, in tutta Europa, nelle due Americhe, e anche per conto di importanti istituzioni. E faranno un programma molto bello, perché poi diciamo che con la scelta degli artisti cerchiamo di curare anche quello che è il programma, nel senso che poiché l'intendimento dell'associazione è quello di portare la gente, la musica alla gente, allora anche il programma è importante. Mi spiego, un conto è suonare alla Scala di Milano, dove puoi fare tre suonate di Brahms, un conto è suonare in una piazza di provincia.
Chiaramente bisogna trovare un programma che attiri e che allieti anche il pubblico, senza poi per questo però non piazzare anche una sonata di Brahms, non tre ma una sì. E loro in questo programma faranno due opere bellissime e famosissime. La seconda è la Rhapsody Ungherese di Liszt e I Pini di Roma di Ettore Respighi. Chiaramente sono due opere, una per orchestra e l'altra per pianoforte solista, però trascritte dallo stesso autore, dagli stessi autori per pianoforte a quattro mani. Subito dopo avremo un altro importantissimo concerto che io per la verità sottolineerei come evento. L'assessore prima ha detto, parlava di Buonavista, ha detto che insomma è il concerto più importante. Io aggiungerei che forse è il concerto più nazionale popolare, perché poi come importanza, per esempio il concerto del 2 settembre vede due artisti noti in tutto il mondo, che sono Michael Flaxman, è un violoncellista americano che però vive in Germania, a Mannheim, e Pierluigi Camicia, che è un pianista barese ma è noto in tutto il mondo. Peraltro quest'anno è stato nominato con un incarico da parte del ministro dell'università, direttore del Conservatorio di Lecce. E io come salentino, ma credo anche voi come docenti, mi sento onorato di avere un direttore così importante, insomma. È stato nominato per eccellenza, insomma, sì, per la sua chiara fama. È stato nominato per chiara fama, quindi insomma è un artista. E noi avremo il piacere di averli in duo della nostra stagione, con un programma anche qui molto importante. Concludiamo con un concerto ricercato, io dico una chicca, perché appunto cerchiamo un po' di toccare un po' tutti gli aspetti della musica. È un trio di flauti, con legge contro musica si chiama, ed è un trio di flauti dritti, cioè vale a dire flauti barocchi. Il maestro è un flautista e mi può venire in un eccellente flautista e mi può venire in aiuto. Il flauto traverso è quello che conosciamo un po' tutti, che suona nell'orchestra. Il flauto dritto è un flauto antico del barocco, risale al periodo medievale addirittura. Intanto è vero che questo gruppo farà un programma che parte da musica del 1300 e un excursus fino al 1900, quindi ci sarà di tutto. Location, noi abbiamo scelto quest'anno una location bellissima, io trovo, che è il giardino della scuola media Giovanni Pascoli, dal quale si accede sempre da questo chiostro, ed è molto bello, è molto più capiente del nostro chiostro che abbiamo sempre utilizzato. Questo perché spesso l'anno scorso ci trovavamo in difficoltà per raccogliere un po' tutti gli spettatori che venivano da tutta la regione per alcuni concerti. E però quest'ultimo concerto lo faremo nella Basilica di Santa Caterina, che mi sembra la cornice ideale per fare musica medievale e rinascimentale. Come stagione che io avrei concluso, posso dare dei dettagli? Sì, i dettagli dobbiamo darli perché ci può essere anche informazione legata agli abbonamenti, no? Perché c'era una promozione particolare e questo magari te lo lascio in chiusura, perché noi siamo partiti in ritardo di mezz'ora ma chiuderemo alle 8.30, quindi perché per consentire appunto lo spettacolo musicale di dopo. Al maestro che è stato presente qui, il maestro Stefanelli, un'ultima domanda che è legata proprio all'importanza di questi eventi. Sono degli eventi che promuovono la musica, promuovono la cultura, ne parlavamo prima, sono importantissimi perché servono ad accostare anche alla buona musica le nuove generazioni, no? Direi soprattutto perché bene o male, se andiamo così sulle generazioni un attimino antecedenti, l'ascolto, vuoi per la tradizione bandistica, vuoi perché la televisione si occupava di più di musica classica, vuoi i famosi LP, insomma, in qualche modo c'era un ascolto, diciamo, un attimino più diffuso. Oggi i giovani, insomma, non hanno molta possibilità di ascolto, almeno di musica classica, forse è più facile ascoltare la musica jazz, la musica nazionale popolare, altri generi. Quindi dobbiamo sicuramente insistere molto e
un'associazione come la vostra, l'impegno di tanti amici che stanno a fianco a me, veramente di notevole importanza per la nostra crescita, per il domani delle nuove generazioni, che comunque credo che magari fosse possibile dare lezioni a tutti, perché la musica veramente forma l'animo, abitua a una metrica, abitua a una disciplina. I greci l'avevano capito, noi l'abbiamo un attimino dimenticato. Se fosse possibile veramente io raccomanderei a tutti lo studio, la vicina.